Ecco, abbiamo visto tutti noi l'uragano Sandy, cosa ha fatto a New York e in altre località, però analizziamo pure un possibile motivo di questo che sembra un castigo divino. E questo motivo può essere Halloween, questa festa che è una festa satanica, che i newyorkesi festeggiano con tanto fasto. E il risultato qual è? Che il Signore ci abbandona ai nostri vizi, al nostro ateismo, se non anche ateismo. È inutile che scappiamo, perché per questo ci vuole la preghiera, la preghiera. Ecco che cosa è successo nel quartiere Queen, alla zona Brazy Point di New York. È rimasta intatta la Madonna, una cinquantina di case rasa al suolo dalla tempesta. E la Madonna, questa ci vuole dare un segno. E avviciniamoci a Dio. La Madonna ci indica Dio, ci indica Gesù, suo figlio. È Lui la soluzione di tutti i nostri problemi, e non solo spirituali, ma anche fisici, mondiali. E la festa di Halloween non ci avvicina a Dio, ci allontana. Se pensate a tutto quello che succede, con sacrifici di gatti neri, sacrifici umani, di bambini che spariscono, soprattutto in America. Ritorniamo alla festa di ogni santi, ritorniamo soprattutto a Dio. Fine.